Una buona serata e benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo andando a Teramo parlando di ricostruzione perché Giovanni Legnini presiede il tavolo della ricostruzione proprio nel capoluogo abruzzese alla presenza dei sindaci teramani del cratere. Il commissario straordinario ha annunciato tempi certi per la lavorazione delle pratiche. 70 giorni per gli immobili classificati B, 130 giorni per quelli E. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. Noi siamo impegnati in un'opera di semplificazione, innovazione, ma vogliamo far partire la ricostruzione, questo è il nostro obiettivo. Il ruolo dei sindaci e quello delle professioni tecniche è decisivo dentro un percorso di semplificazione che poggia proprio sulla funzione delle professioni tecniche, i tecnici sono qualificati, incaricati di pubblico servizio e sul ruolo di certificazione e controllo degli enti locali, oltre che su una funzione di programmazione della struttura commissariale e di controllo rigoroso da parte degli uffici speciali della ricostruzione. La ricostruzione del sisma 2016, post-sisma 2016-17 è una delle più impegnative perché sono quattro regioni, perché le situazioni sono differenziate, perché vi sono centri che sono colpiti in modo distruttivo, altri lo sono meno, per mille ragioni i compiti che abbiamo davanti, gli obiettivi che abbiamo davanti sono per davvero straordinari e poiché il tempo trascorso è troppo e la pazienza dei cittadini e dei territori è consumata, diciamo così, stiamo affrontando questo compito con molta energia. Ciò che voglio sottolineare è che noi abbiamo dato tempi certi per la definizione delle procedure, 70 giorni per le ipotesi più semplici, 100 giorni per quelle che richiedono la conferenza regionale, 130 giorni per quelli che richiedono ulteriori attività istruttorie di fronte a un anno e mezzo per la definizione delle pratiche di oggi. Lavoro tutti i giorni con l'obiettivo di realizzare ciò che serve per il giorno, la settimana successiva e il mese successivo. Non è il mio mandato che scade a dicembre, è il commissariamento che scade a dicembre. Deciderà il governo se prolungarlo o no. Ciò che è certo è che prima o poi bisognerà individuare una governance stabile per la ricostruzione e io sono impegnato a che questo lo si faccia perché penso che la funzione dei commissari straordinari è quella di superare se stessi, diciamo così. Quando si supera il commissariamento vuol dire che c'è stato successo nell'azione commissariale. Da Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato anche di Abruzzo, in particolare di infrastrutture, l'alta velocità tra Roma e Pescara e il raddoppiamento della linea adriatica. Ecco cosa riguardano in realtà i progetti per la mobilità abruzzese su ferro. Il mito dell'alta velocità riporta l'Abruzzo al centro del dibattito politico. Nel corso dell'ultima conferenza stampa a Palazzo Chigi, il premier Giuseppe Conte ha parlato di un piano di ammodernamento delle infrastrutture per rilanciare il paese, con l'intenzione di fare il doppio binario Pescara-Lecce e l'alta velocità Roma-Pescara. Ho parlato di un binario unico, che in questo momento c'è da Pescara a Bari a Lecce. Ho parlato di un completamento dell'alta velocità che deve riguardare anche Venezia, come sapete, Milano, Venezia. C'è tanto da fare. Roma-Pescara, è impensabile che una breve distanza, per non parlare della Sicilia. Ho accolto tale impegno con enorme soddisfazione, ha dichiarato il governatore Marco Marsilio. Manifestiamo la nostra immediata disponibilità ad offrire le nostre competenze tecniche e amministrative e soprattutto, conclude Marsilio, quella collaborazione istituzionale che ci permetterà di passare il più rapidamente possibile dai proclami ai fatti. Occorre specificare però che Conte, quando parla di alta velocità, non intende la ferrovia ad hoc su cui sfrecciano supertreni a 300 km/h, ma piuttosto l'alta velocità di rete che si riferisce a un ammodernamento delle linee esistenti. Insomma, quanto già stabilito dal tavolo tecnico costituito da Abruzzo, Lazio, il Ministero delle Infrastrutture e Ferrovie dello Stato. Nelle prossime settimane il tavolo tecnico dovrebbe elaborare una proposta progettuale condivisa sull'intero tracciato. L'obiettivo è quello di ridurre i tempi di percorrenza. Se il treno diretto da Pescara impiega quasi 3 ore e mezza per arrivare a Roma, l'intenzione è quella di velocizzare il viaggio di un'ora.
Questo dell'alta velocità a Roma-Pescara è stato argomento di propaganda su cui hanno puntato tutti i candidati durante la campagna elettorale che ha portato Marsiglio alla presidenza della regione. In molti ricorderanno la scenetta di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista alla stazione di Pescara, meravigliati per i tempi di percorrenza. Siamo alla stazione di Pescara in questo momento e chiediamo un'informazione sul prossimo treno per Roma. Buongiorno. Buongiorno. Quindi sono 5 ore e mezza circa. E poi c'è anche un diretto altri giorni? Insomma, questa della rete ferroviaria è già una questione annosa, rilanciata però dalle parole del Premier. Anche se bisognerà prima accordarsi su un progetto che soddisfi l'analisi costi-benefici, per poi ragionare sul cilindro dal quale tirare fuori i soldi necessari. Mentre per quanto riguarda la linea adriatica e il raddoppiamento del tratto Pescara-Lecce, qui si fa riferimento in realtà a una porzione della linea ferroviaria piuttosto circoscritta. Il lungo percorso in riva all'Adriatico, infatti, è già quasi tutto a doppio binario banalizzato, ovvero che permette la circolazione dei treni su entrambi i binari anche nella stessa direzione, a eccezione però del tratto tra Termoli e Lesina, per un totale di circa 33 chilometri. Un progetto antico questo del raddoppiamento, che prevede anche lo spostamento della ferrovia a monte per evitare le interruzioni dovute a mareggiate ed esondazioni, ma su cui RFI e le istituzioni locali non riescono a trovare un accordo. Insomma, nelle ben note dinamiche della politica, passare dai trionfali proclami di Palazzo Chigi ai fatti non sarà di certo una passeggiata ad alta velocità. E adesso parliamo di Cura Abruzzo 1, impugnato dal Consiglio dei Ministri. Allora, dall'altra parte dello studio do la buona serata ad Alfredo Primanti, al suo ospite. Buonasera Alfredo. Sì, grazie Jacopo della linea, siamo con il capogruppo del Partito Democratico in Regione Abruzzo, Silvio Paolucci, per parlare del Cura Abruzzo. Si sono materializzati, Paolucci, quelli che erano gli spettri che avevate agitato nel momento in cui è stata approvata questa legge, perché il Consiglio dei Ministri l'ha impugnata, è così? Sì, purtroppo è così, noi abbiamo portato avanti una battaglia tendendo la mano alla maggioranza. Durante la discussione del Cura Abruzzo 1 avevamo sollevato due problemi molto significativi, più altri, e si sono verificati puntualmente tutti anche con le stesse argomentazioni. Abbiamo sempre detto che non vi era copertura finanziaria, infatti abbiamo votato contro al parere tecnico e abbiamo detto che la norma sul condono, cioè sulle richieste transattive, era una vergogna, è una vergogna, e hanno impugnato anche quella, non poteva che essere così. E in questo gioco purtroppo a rimetterci sono gli abruzzesi, perché quella che veniva sbandierata come una norma di rilancio invece è stata messa alla gogna, probabilmente per qualche manina di troppo che su quella norma ha accomodato a favore di pochi, togliendo purtroppo a tanti. È una vera e propria vergogna. Parliamo delle transazioni, 162 milioni di richieste, di cui oltre 100, quasi 110 dalla sanità privata, persino gli extra budget, una vera vergogna, grida vendetta questa norma. Quando le persone non arrivano a fine mese, quando non si è erogata la cassa integrazione in deroga, parliamo di richieste transattive solo di extra budget della sanità privata di quasi 110 milioni di euro, e poi tutta la mancanza delle coperture. Voglio annunciarla sin da ora, rischia l'impugnativa anche il Cura Abruzzo 2, perché la questione delle coperture con il consuntivo non ancora approvato resta purtroppo allo stesso modo, se non peggio, rispetto a questa prima norma. C'è nel parere tecnico allegato, insomma, a questa impugnativa del Consiglio dei Ministri anche una questione che riguarda l'eventuale non soddisfacimento dei LEA, è così? Assolutamente sì, io ho detto durante la discussione, presentando un emendamento soppressivo di quell'articolato, che trattenere le risorse, anche se poi non le dai, cioè se non va a buon fine la transazione, ma la semplice richiesta fa accantonare le risorse e quindi fa sottrarre dal fondo sanitario regionale oltre 100 milioni di euro apposta per accantonamenti, e quindi sottrae ai LEA, sottrae ai servizi della sanità, delle prestazioni di cura delle persone, che adesso dopo il
Covid pagheranno le lunghe file d'attesa che si sono ovviamente andate a gonfiare per via della questione del Covid, con la sanità che non ha avuto i tamponi, non ha avuto i DP, tutte le cose che conosciamo, i tagli che sono in atto come a Pescina Tagliacozzo, ma non solo, sulla questione degli investimenti in edilizia sanitaria, parliamo di qualche milione, ebbene solo questa norma ne fa accantonare oltre 100, quasi 110, è uno scandalo, andrebbe gridato che questa giunta ha aumentato lo stipendio dei manager, ha aumentato lo stipendio dei dirigenti alla regione, ha aumentato lo stipendio dei direttori perché forse qualcuno non firmava il contratto e allo stesso tempo li ha dati anche in via arretrata dal momento in cui si firma il contratto, fino a 100.000 euro di arretrato, hanno messo 1 milione di euro per i cartoni animati, hanno fatto una norma per gli extra budget come quelle che si stanno verificando e che fortunatamente sono state impugnate, hanno escluso tutte le parti sociali e hanno il coraggio di parlare di cura Abruzzo, questo è il risultato, impugnate tanti articolati di quella norma e sostanzialmente una figuraccia nazionale. Ecco, a questo punto come se ne esce? Ma di certo loro dovranno abrogare la norma sul condono tombale, quelle transazioni dovranno essere cassate, quelle richieste transattive, io lo avevo detto più volte, ho presentato l'emendamento abrogativo, ho fatto appello alla Lega, ho detto pur non condividendo, perché nasceva ovviamente la pace legale come iniziativa del partito di maggioranza relativa della Lega, ho detto probabilmente qualche manina fantasiosa strada facendo vi ha utilizzato e ha stravolto quella norma. Ho fatto appello a loro di abrogare la norma e ho presentato l'emendamento soppressivo, torno a fare appello soprattutto a loro perché il partito di maggioranza relativa, ma sono certo che per evitare l'incostituzionalità quella norma intanto dovrà essere abrogata, altrimenti è inevitabile. Grazie allora a Silvio Paolucci, capogruppo del Partito Democratico, per questo collegamento, linea che può tornare a Jacopo. Grazie Forzella. A voi. Grazie Alfredo, grazie al capogruppo dei Dem Silvio Paolucci e sull'argomento non si è fatta attendere la replica della Regione. Quello che il governo ha impugnato della legge 9 sono in gran parte aspetti marginali e già risolti. Le coperture per il microcredito sono state assicurate riprogrammando con delibera di giunta i fondi europei. Le norme per i comuni, in particolare quelli delle zone rosse, sono state superate e assorbite nella legge 10 di recente approvazione. Quanto alla norma sulla cosiddetta pace legale, è ora di finirla con le relazioni e le bugie. Nessuno intende regalare alcunché, tantomeno intende farlo alla sanità privata. La norma contiene precise ed esplicite clausole a salvaguardia dell'interesse pubblico e degli equilibri di bilancio. Le transazioni che eventualmente verranno accolte devono convenire anche alla Regione oltre che al proponente e possono essere erogate solo rispettando l'equilibrio di bilancio. Cambiamo argomento adesso perché dalle carte per la bonifica di Bussi emergerebbe la smentita ai dubbi del Ministero dell'Ambiente che hanno portato alla revoca della gara d'appalto per la decontaminazione delle discariche 2A e 2B dell'ex polo chimico. Questo quanto dichiarato dal Forum dell'Acqua Abruzzo, che con Augusto De Sanctis attacca il Ministero dell'Ambiente. Noi oggi lo abbiamo ascoltato nell'edizione odierna del nostro telegiornale. Sentiamo un estratto. Io mi rifaccio anche proprio all'incontro che c'era stato a Bussi qualche giorno fa con l'amministrazione comunale, la Regione Abruzzo, e chiedo De Sanctis come voi giudicate questa azione forte che sta portando avanti anche la Regione. È sacrosanta perché l'interesse dei cittadini abruzzesi è far partire i lavori per la bonifica. Stiamo aspettando questa bonifica da 12 anni, il responsabile è il Ministero dell'Ambiente per la procedura e c'è un appalto da fatto aggiudicato con un vincitore, c'è un progetto che prevede la rimozione totale dei rifiuti e dei terreni contaminati, quindi qualcosa di ottimo da questo punto di vista, i lavori possono e devono partire e i denari anticipati dallo Stato verrebbero poi ripresi dall'inquinatore
e cioè dal responsabile dell'inquinamento, secondo la legge adesso individuato in Edison, che adesso è vero che ha fatto ricorso, ma oggi le ordinanze della provincia sono in piedi e quindi il Ministero dell'Ambiente può fare eseguire i lavori e chiedere i soldi indietro a Edison. Il Ministero dell'Ambiente già nel 2013-2014 aveva provato a pensare a un tombamento e noi ci opponemmo e il progetto dell'allora commissario, questo di cui si parla adesso, questo progetto di rimozione completa, viene dopo una lotta in cui noi imponemmo sostanzialmente un progetto basato sulla rimozione completa di tutti i rifiuti e di tutti i terreni contaminati. Ora, ovviamente, ripassare le chiavi del futuro della Val Pescara a Edison ci pare veramente un'operazione sciagurata da parte del Ministero dell'Ambiente e soprattutto un'operazione che ritarda le bonifiche di anni e anni e anni a voler essere buoni. Se in questo momento le chiedessero quando partirà la bonifica, De Santis cosa risponderebbe? Noi abbiamo un Ministero dell'Ambiente gravemente inadempiente rispetto alle proprie responsabilità. La legge fissa nel Ministero dell'Ambiente il responsabile di tutte le procedure per le bonifiche. Sono passati 12 anni, per cui io non mi sento di poter dare una risposta, perché in questi anni abbiamo combattuto, ci sono anche progetti approvati, ma il Ministero dell'Ambiente non li fa partire. Sia quello di cui abbiamo parlato oggi, sia altri progetti che sono stati approvati come quello per la Tremonti, dove si va avanti e il Ministero dell'Ambiente latita. Noi ci spiace che il Ministro Costa abbia usato l'Abruzzo solo per una vetrina elettorale, venendo in Abruzzo a Bussi dicendo che sarebbero partiti i lavori. Questi lavori non sono partiti e si deve assumere le sue responsabilità. E il Ministero dell'Ambiente, l'ente responsabile delle bonifiche, se non è capace di farlo, allora a questo punto subentri la Regione. Noi l'abbiamo detto già in pubblico, l'abbiamo detto in commissione proprio, nella commissione presieduta allora da Legnini, dicendo: se il Ministero dell'Ambiente manifesta questa indifferenza e questa superficialità nella gestione delle carte, voglio ricordare che si deve anche riperimetrare il sito perché sono state trovate altre situazioni contaminate intorno a Bolognano, per esempio a Piano d'Orta, e il Ministero dell'Ambiente solo per fare una linea su una mappa ci sta mettendo più di 2 anni. Beh, questo è tutto inaccettabile ovviamente, sono procedure che non possono durare anni, se non decenni addirittura. Cronaca, morte in culla a Lanciano, una bimba di 2 mesi, ultima di 6 figli di una coppia. Questa mattina è stata trovata esanime dal padre, che ha subito chiamato il 118. I sanitari hanno raggiunto l'abitazione della famiglia, sia in ambulanza sia in elicottero hanno provato a rianimare la piccola, ma non c'era ormai più nulla da fare. Sul posto, insieme alla polizia, con la dirigente Lucia D'Agostino e ai carabinieri, è arrivato il medico legale Raffaele Ciccarese, il quale ha fatto sapere che non ci sarà autopsia. Adesso parliamo dei numeri dell'emergenza sanitaria, perché continua a crescere, seppur di poco, il numero dei positivi in Abruzzo. La buona notizia è rappresentata dall'aumento dei guariti e dal numero stabile dei deceduti. Però c'è un nuovo ingresso in terapia intensiva. Facciamo il punto nel servizio di Alfredo Primante. L'Abruzzo fa registrare 2 nuovi casi di positività al Covid-19 nella giornata odierna, che emergono dall'analisi di 1.466 tamponi, lo 0,1% dunque di positivi sul totale. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono 3.257 dunque i casi di positività al Covid-19 diagnosticati dai test eseguiti a Pescara, a Teramo, a Chieti e all'Aquila. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 415 pazienti deceduti, numero invariato rispetto a ieri. 2.172 sono i dimessi e i guariti, più 36 rispetto a ieri, e 2.032 le persone che hanno risolto i sintomi dell'infezione, risultando così negative a 2 test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi e dei guariti e dei deceduti, è di 670 unità, con una diminuzione di 34 rispetto a ieri. Attualmente 103 pazienti, meno 6 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 4 più 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 573, in calo di 29 unità rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi, 247 si riferiscono alla ASL Avezzano sul Mona L'Aquila, 824 alla ASL
ASL Lanciano Vasto Chieti, 1527 alla ASL di Pescara e 659 alla ASL di Teramo. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 80.972 tamponi, di cui 74.851 sono risultati negativi. Un nuovo caso di positività al Covid-19 è stato comunicato ieri dalla ASL di Teramo al sindaco di Castiglione, Messer Raimondo Vincenzo D'Ercole, che si somma agli 84 casi precedenti. Intanto un dato significativo arriva dai test sierologici, come spiega lo stesso primo cittadino. Con un nuovo caso riscontrato nella giornata di ieri dalla ASL di Teramo, salgono a 85 i casi di positività al Covid-19 nel comune di Castiglione Messer Raimondo, a cui si aggiunge il pesante dato dei 15 decessi. Dunque, dopo un periodo di tregua, nel centro della Valfino torna l'incubo contagi. Sì, dopo alcune settimane, ieri abbiamo avuto un nuovo caso positivo, rassicuro la popolazione, in quanto questo caso comunque isolato, non ha una nuova fonte, il paziente era monitorato già da alcune settimane, adesso abbiamo avuto l'esito positivo, però non siamo preoccupati. Certo è che dobbiamo continuare a stare attenti e a rispettare tutti quanti le regole in modo ferreo. Esclusa dall'indagine sierologica della Croce Rossa Italiana, molti cittadini in questi giorni hanno provveduto a sottoporsi al test a proprie spese. Dai risultati è emerso come quasi 200 abitanti di Castiglione abbiano avuto riscontri positivi dai test, accertando la presenza nel sangue di anticorpi del nuovo SARS-CoV-2. Molti cittadini, per vedere se hanno avuto contatto col Covid, hanno scelto appunto di fare questi test sierologici a livello privato e molti hanno sviluppato gli anticorpi. Adesso sono comunque sani, però hanno sviluppato anticorpi, ciò significa che hanno avuto il Covid. Sì, ci dispiace, ma su questo non mi sento di fare polemica, perché evidentemente hanno scelto un criterio, penso matematico, per avere un campione veritiero della nazione italiana, e quindi evidentemente nessun comune della Valfino poteva rientrare in questo campione. Per questo in quei giorni abbiamo chiesto ad alta voce i tamponi per tutti, per avere questa fotografia subito in quel momento. Adesso l'abbiamo postdatata, sì, è utile, però forse sarebbe stata utile in quei giorni avere i tamponi a tappeto. L'impatto del nuovo coronavirus su questo paese di circa 2.000 persone è stato devastante sia a livello sanitario ma anche a livello economico, ed è scritta dallo stesso sindaco a fine maggio anche al ministro dell'interno Luciano Lamorgese. Oltre a spiegare le problematiche del mio comune, che è quello più colpito per rapporto tra abitanti e positivi in Abruzzo, ho anche spiegato quali sono le problematiche che hanno vissuto tutte le zone rosse abruzzesi, sia quella Vestina che quella della Valfino in generale, anche la stessa frazione di Caldari. Il ministro ha espresso la volontà sia sua che del governo di andare a rivedere in sede di conversione appunto gli aiuti per tutte le zone rosse a livello nazionale. Ci sarà l'impegno del governo appunto ad andare a coprire e a indennizzare queste zone rosse, perché non possiamo avere zone rosse di serie A e di serie B, perché comunque il Covid si è comportato, ahimè, uguale in tutta Italia. Sit-in questa mattina a Pescara e Teramo, lavoratrici e lavoratori delle mense scolastiche hanno manifestato per chiedere certezza sul futuro. A causa del Covid-19 queste persone non percepiranno più alcuna retribuzione fino ad ottobre e nel frattempo la cassa integrazione non arriva. Vediamo i nostri servizi. Quali sono i motivi di questa manifestazione, di questo sit-in oggi a Pescara? I motivi sono tanti. Intanto queste lavoratrici dal 6 marzo sono sospese senza lavorare e solo oggi tutte hanno ricevuto il FIS, che è il sostegno al reddito previsto per questo settore, l'hanno ricevuto questa mattina. Parliamo di cifre riferite a marzo ed aprile che si aggirano tra i 300 e i 600 euro. Noi intanto chiediamo la riapertura delle scuole con le mense, perché non è accettabile pensare che la scuola riparta senza pezzi di scuola importante, non solo per i bambini, perché l'esperienza della mensa collettiva è un valore, ma soprattutto perché qui ci sono tantissimi lavoratori. Solo tra Pescara e Montesilvano, cioè tra i comuni più grandi, abbiamo 220 addetti. Ci sono anche altre motivazioni, diceva? Sì, ci sono altre motivazioni. Noi abbiamo un problema con questo settore, che è un problema storico, nel senso che l'estate loro venivano sospese durante la sospensione scolastica. Il settore ovviamente è in grosse difficoltà e quindi loro non hanno nessuna possibilità di essere ricollocati e quindi di guadagnare qualcosa durante
durante l'estate, per cui il rischio povertà dal nostro punto di vista è altissimo. Vogliamo un sostegno al reddito ad hoc per questo settore, rimasto escluso dal decreto rilancio anche. Il 7 di giugno loro andranno, finiranno, le scuole chiuderanno, anche fisicamente, rimarranno a casa, non avranno possibilità di andare, di fare un secondo lavoro, perché purtroppo sappiamo il problema del turismo com'è in Abruzzo specialmente, ma in Italia, e nessuno, quando dico nessuno, si prende impegni per far sì che ci sia un ammortizzatore, ci sia qualcosa per queste lavoratrici. Teniamo conto che sono lavoratori che, ripeto, che prendono anche 200 euro al mese, 300, rendiamoci conto come fanno a vivere. E non hanno, il problema è che non hanno e non avranno, così, se nessuno fa qualcosa, nessuna prospettiva, e saranno i nuovi poveri. Un'avvertenza che ci impegna ormai da mesi, parliamo purtroppo dei lavoratori che sono generalmente tutti part time a 12-20 ore max settimanale, quindi parliamo di uno stipendio medio di 500 euro, che si sono ritrovati nel mese di marzo a non percepire più uno stipendio a causa della pandemia, per cui abbiamo avuto poi difficoltà anche per la cassa integrazione, perché loro poi hanno attivato la cassa integrazione, che addirittura ad oggi pare che sia la prima rata che hanno percepito i lavoratori. Cassa integrazioni che tardano ad arrivare, retribuzioni di contratti part-time ancora più basse, niente stipendio fino ad ottobre e futuro incerto per le riaperture delle scuole che potrebbero prevedere la chiusura delle mense. È quello che sta accadendo in provincia di Teramo alle lavoratrici e ai lavoratori della ristorazione scolastica che sono scesi in piazza per protestare. La situazione è drammatica perché alcuni loro non hanno percepito la cassa integrazione, altre l'hanno percepita, e sappiamo benissimo che la cassa integrazione c'è una decurtazione importante del salario, un salario che comunque di base era già basso, perché partiva da contratti che vanno dalle 10 alle 30 ore settimanali, quindi hanno una media di 20 ore settimanali, un part time al 50%, sappiamo benissimo appunto che con questi salari bassi si fa fatica ad arrivare a fine mese in una situazione di normalità, figuriamoci sotto cassa integrazione, se non si percepisce cassa integrazione, se non si ha reddito durante i mesi estivi e soprattutto col punto interrogativo di ottobre. Succederà a ottobre, perché stanno valutando qual è la condizione migliore dal punto di vista epidemiologico e sanitario per far ripartire la scuola. Quello però che non è accettabile è una questione, che quale sarà la retribuzione delle lavoratrici, a prescindere dalla forza lavoro, perché se è vero come è vero che non devono essere lasciati dietro nessuno, chi aveva un contratto a tempo indeterminato al 5 di marzo del 2020, a ottobre non può perdere un lavoro, soprattutto le lavoratrici che lavoravano presso le scuole, ossia presso enti pubblici pagati dai cittadini. In particolare per le lavoratrici e i lavoratori delle mense scolastiche, il Covid-19 ha significato interrompere completamente l'attività lavorativa, creando tantissime difficoltà nella gestione dell'economia familiare. Durante la protesta sotto la prefettura di Teramo, gli addetti alle mense hanno chiesto agli amministratori comunali di poter continuare a lavorare anche in altri ambiti, una questione di sopravvivenza. Abbiamo sì un po' di fantasia, nel senso che magari potremmo essere impiegate in altre mansioni nel frattempo che ci sia più chiarezza sulle direttive generali. Una cassa integrazione che non è arrivata subito, che non è arrivata completa e che sostanzialmente a giugno ci abbandona, perché noi abbiamo la retribuzione soltanto fino al 30 giugno e poi da contratto riprenderemo il primo stipendio a novembre. Nei mesi estivi non abbiamo nessun sostentamento, rimaniamo assunte per 25 ore settimanali, perché comunque c'è la sospensione di servizio ma non il licenziamento, per carità, grazie a Dio. Però se vai a fare un altro lavoro e hai due conti, poi alla fine ti giochi un po' tutto. Nel parcheggio dell'area di risulta a Pescara a breve sarà attivato il servizio di pagamento della sosta automatizzata, che consentirà anche di utilizzare le carte di credito.
Verrà completamente automatizzato il servizio di accesso al parcheggio principale delle aree di risulta. Il progetto è in avanzata fase di realizzazione, è curato da Pescara Multiservice e dai tecnici dell'assessorato alla mobilità del comune di Pescara. Ai tre ingressi del parcheggio, in Piazza della Repubblica, via Pisa e via Alcide De Gasperi, verranno installate tre sbarre automatiche con una segnalazione luminosa che avviserà gli automobilisti della disponibilità di posti all'interno dell'area. Con semaforo verde sarà possibile accedere acquisendo il tagliando d'ingresso. Al termine della sosta, spiega il presidente di Pescara Multiservice, Vincenzo Di Tella, sarà possibile pagare sia la consueta cassa automatica, anche utilizzando la carta di credito, sia direttamente alla sbarra con il QR code e il telefonino. Il sistema verrà anche collegato alle nostre app di gestione della sosta. In questo caso il sistema riconoscerà il pagamento effettuato, consentendo l'uscita. E con questo servizio si conclude la seconda edizione del nostro telegiornale. Io vi ricordo che i servizi che avete appena visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con il nostro telegiornale alle ore 23. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.